Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri di epoca antica, ma a volte anche moderna e contemporanea, perché ci sono stati dei ritrovamenti, anzi delle descrizioni di persone che dicono che sono realmente esistiti giganti in America. E intendo dire tutta l'America, non solo gli Stati Uniti. Adesso parleremo inizialmente di quello che descrivevano i popoli dei nativi americani riguardo un popolo di giganti realmente esistito. E dall'America del Nord poi passeremo verso l'America del Sud. Ho già parlato dei giganti della Patagonia, di cui il termine Patagonia, pata da piede o scarpa, significa la terra del popolo dai grandi piedi. Poi sappiamo anche che nelle zone anglosassoni, nelle zone di cui sono state colonie inglesi, intendo dire questo perché anglosassoni era soltanto l'Inghilterra, però intendo dire negli stati che sono stati conquistati dagli inglesi si misura l'altezza in piedi. E qua si parla, io ho messo più facile anziché dire alti 9 piedi, io direi che quei popoli erano di altezza circa 2,7 di altezza, a volte 2,6. Questo era considerato un popolo di alta statura, di pelle bianca, con occhi chiari, a volte pure castani e capelli rossi. Adesso iniziamo a parlare bene della storia di questi giganti, di cui parecchi nativi americani, tra cui i Navajo e anche altre popolazioni, sempre di nativi americani, si parlavano oralmente dell'esistenza di popoli giganteschi. Horatio Bardwell Cushman, nel 1899, scrisse un libro, Storia dei giganti, storia degli indiani di Choctaws, Kikrasav e Natchez, descrivendo tutto quello che i nativi americani, che un tempo erroneamente si chiamano ancora oggi indiani d'America, per un errore fatto dal conquistatore Cristoforo Colombo, ma adesso non è di lui che parleremo, ma parleremo di questi popoli di alta statura, di cui alcuni hanno trovato anche dei corpi mummificati all'interno di una caverna, che i loro scheletri possono sembrare in tutti i sensi scheletri umani, ma mettendo a paragone anche solo la mandibola con un calco di una mandibola nostra, di un uomo adulto, la loro è molto più grande. Dunque, si tramanda, ho già detto che molti nativi americani si tramandarono oralmente l'esistenza di questi popoli, tra cui il popolo di Choctaws,
diceva che esistevano i Naullo, che erano questi giganti dalla pelle chiara e dai capelli rossi. La parola Naullo per questi nativi americani che si estendevano dal Tennessee al Mississippi significa pelle chiara. Naullo significa pelle chiara, ma anticamente i popoli del Tennessee e del Mississippi avevano descritto un popolo di umani di alta statura che loro chiamavano Naullo e che erano dei cannibali. E questi cannibali, ovviamente, erano pericolosi per loro e quando loro avevano occasione li uccidevano. Un altro popolo di giganti è descritto dai Ki Krassaf, di cui il capo indiano Rombo di Tuono ha descritto ai coloni inglesi che nel 1857 che nelle grandi pianure esistevano dei giganti sempre cannibali, sempre di pelle chiara e con capelli rossi che loro chiamano gli Starnache. Non so se vi ho già detto dei giganti della Patagonia, di cui ho detto che Patagonia significa terra del popolo, dei popoli dal grande piede. Alle coordinate 49 gradi, 49° grado 18 sud della latitudine, longitudine 67° grado 43 ovest. Ve lo porto a far vedere. Ve lo ricordate? Ecco dove si trovano i giganti della Patagonia. Si legge anche bene, ovviamente. Ovviamente in America Latina, di cui sono stati trovati questi resti in una caverna di questo popolo di alta statura con i capelli rossi. Anche in Natchez avevano trovato, anzi no, che avevano trovato. Si descrivevano sempre oralmente perché loro non la conoscevano la scrittura, ma questo non significa che erano totalmente ignoranti, potevano essere pure analfabeti, ma i nativi americani avevano loro una grande cultura e una grande conoscenza. Loro dicevano che questi popoli commettevano degli errori contro, dei peccati contro natura, ma quelli erano anche quei popoli descritti dai Manta nel 1553, che questi nativi americani hanno descritto davanti a Pedro Ceza de Leon, hanno descritto di un popolo sempre di alta statura
cannibali che praticavano la sodomia. Questo perché praticavano la sodomia? Ovviamente a loro non gli andava di accoppiarsi con le loro donne, dato che per loro erano troppo basse. In realtà queste donne erano di media statura, erano loro che erano molto alti, siccome erano giganti. E quindi non amavano queste donne, siccome loro, questi giganti, erano tutti di sesso maschile, non volevano accoppiarsi con queste donne. Non solo per evitare di mischiare i loro geni con i geni dei nativi americani di media statura, ma proprio perché non gli andava di fare sesso con le loro donne. E dato che in questi popoli di giganti non esistevano gigantesse, praticavano la sodomia. Questo, secondo i nativi americani, era offensivo nei confronti di Dio. E quindi avevano mandato degli dei dall'alto, armati di spade fiammeggianti, a sterminare questo popolo per sodomia, a sterminarli, perché un po' come la storia di Sodoma e Gomorra, di cui ho parlato in qualche video precedente, citando anche che c'era stata una guerra. Adesso non ripeto le cose del passato, chi vuole lo vada a vedere. Ho parlato di una guerra successa a Sodoma e Gomorra contro un altro re, perché il loro comportamento non era ben visto da altri popoli, così come questi popoli di giganti che praticavano la sodomia erano stati sterminati dagli dei con fuoco e fiamme scesi dall'alto, un po' come successe nel libro della Genesi con la storia di Sodoma e Gomorra. Così questa razza di giganti è stata sterminata. E non è rimasto nulla di loro. Altri popoli di nativi americani che hanno parlato di giganti alti 10 metri, i Paiute, che descrivevano all'interno della caverna di Lovelock nel Nevada, c'erano dei giganti cannibali, sempre di pelle chiara e con capelli rossi, i Sitekash, di cui nel museo di Winnemucca di Humboldt County sono stati conservati i loro resti di scheletri o di mummie, che hanno fatto capire che questi giganti avevano la pelle chiara e i capelli rossi. Perché i capelli rossi? Essendo di alta statura, il sole batteva più forte alle loro teste e li aveva schiariti i capelli. Alcuni dicevano dei capelli biondi, anche perché il sole schiarisce i capelli, ma è anche vero che fa abbronzare, ma loro erano di pelle chiara. Questi popoli di giganti erano cannibali ed erano molto violenti contro i nativi americani, ma alla fine sono stati sterminati.
Ah, Tripopoli adesso nelle zone dell'America Latina, il Sud America, il Tiwanaku, Perù, l'Argentina, Brasile, Pumapunku. Sono state trovate delle costruzioni molto grandi, delle costruzioni mastodontiche, incastrate perfettamente l'una sull'altro e l'una a fianco all'altro. Chi poteva sollevare quelle pietre così massicce e metterle posizionate così bene, o avevano una tecnologia avanzata, o erano state costruite dai giganti. Qualcosa fa pensare che questi nativi americani usavano dei mezzi, forse delle travi, delle corde, delle catene, e unendo la loro forza riuscivano a incastrare queste enormi rocce molto levigate perfettamente. Se sono state costruite da Sepumapunku, come altre città del Sud America, mi riferisco a città antiche, sempre del Sud America, sulla cordigliera delle Ande, Tiwanaku e Pumapunku, si trovano queste costruzioni così perfette e così mastodontiche. Chi potrebbe averle costruite se non i giganti, se sono molto antiche? Prendete tutto quello che ho appena detto appare di teoria o favola moderna, ma sappiate che anticamente, e per anticamente intendo dire nella preistoria, milioni di secoli fa, esistevano animali e vegetali molto più alti di noi. Ci sono stati dei ritrovamenti fossili di dinosauri, di rettili marini, di rettili volanti, anche di uccelli giganteschi. Ricordiamo il Quetzalcoatl, l'uccello più grande mai esistito, e ricordiamo che un tempo c'erano anche bradipi giganti, orsi giganti e varietà di altri animali, che sia mammiferi, che sia dinosauri, che siano anfibi o anche pesci giganteschi. Ricordiamo anche il famosissimo megalodonte. Erano tutti animali giganteschi rispetto agli animali attuali. Questo perché gli scienziati dicono che un tempo l'ozono era molto più esteso, e anche l'ossigeno era molto di più di oggi. Oggi l'ozono si è ristretto e con esso anche l'ossigeno si è abbassato. Intanto esistono ancora le sequoie giganti, che sono alte quanto dei grattacieli. Pensate che una di queste sequoie può dare ombra alla Statua della Libertà. Ricordiamo che un tempo c'era molto più ossigeno e anche il magnetismo terrestre
era diverso da oggi. Oggi tutto l'aria, l'ossigeno, l'ozono scarseggia, è un po' più scarso rispetto a parecchie ere fa, durante la preistoria, che ritrovamenti fossili hanno fatto capire che esistevano animali più grandi a confronto con gli animali moderni. Nell'epoca attuale la balenottera azzurra arriva alla lunghezza di 33 metri, l'animale più grande vivente. Una balenottera azzurra messa verticalmente vicino a una sequoia gigante non arriverebbe neanche alla chioma. Questo perché tecnicamente le piante devono essere più grandi degli animali, ma la balena vive negli oceani, non vive sulla terraferma. Questo perché la gravità e il magnetismo non avrebbe permesso ad un animale così grande di vivere oggi. Miliardi di anni fa, il magnetismo e la gravità non erano come adesso. Un tempo la gravità e il magnetismo terrestre, ma pure l'ozono e l'ossigeno, permettevano a ogni forma di vita vivente di crescere a dismisura. Adesso un animale di quelle dimensioni sarebbe morto schiacciato dal suo stesso peso. Bene, amici, quello che ho detto adesso è pura realtà. Siccome sono state trovate dei ritrovamenti fossili, vuol dire che è tutto vero. Bene amici, adesso vi saluto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico.